della guerra. Il fatto che questa nave, questo incrociatore sia stato affondato è anche la prova in qualche modo che, diciamo, la resistenza degli ucraini non è soltanto una resistenza destinata comunque alla sconfitta, ma che è in grado di difendere il proprio territorio. È così? Che notizie abbiamo dal fronte? Ma questo lo abbiamo già visto negli ultimi 50 giorni. Le valutazioni di Putin si sono rivelate tutte sbagliate sulla prosecuzione di questa guerra. Noi abbiamo in questo momento i russi che hanno dovuto lasciare tutta la regione di Kiev, inclusa la parte nord di Kiev, a Chernobyl. Vi ricorderete che avevano occupato la centrale nucleare di Chernobyl. Sono stati cacciati da lì grazie all'esercito ucraino, che sta dimostrando una forza inaspettata e contro ogni previsione. Stanno difendendo Odessa, che si era detto che sarebbe caduta in pochi giorni, stanno difendendo Kharkiv, adesso stanno ancora difendendo strenuamente Mariupol, ovviamente con enormi difficoltà. Anche il fatto che ieri sia stato affondato uno degli incrociatori più importanti della flotta russa al largo dell'Ucraina rappresenta un'ulteriore testimonianza che gli ucraini sono in grado di difendere il proprio paese, e chi gli aveva chiesto di arrendersi, anche qualcuno qui in Italia, evidentemente aveva sbagliato le valutazioni. Questo però non vuol dire che noi dobbiamo tifare per la guerra. Noi dobbiamo fare in modo che questa guerra si fermi il prima possibile, ed è per questo che dobbiamo continuare ad alimentare la diplomazia, a lavorare per la pace e di approntare un percorso per arrivare ad una conferenza di pace tra Ucraina e Russia. Ecco, lei ha detto che in questi giorni si sta riaprendo la nostra ambasciata a Kiev e per far tornare l'ambasciatore Zazo dopo Pasqua, e ha aggiunto che sarà molto importante per i negoziati. Ogni volta che qui qualcuno mi parla di negoziati, il mio interrogativo è un po' sempre lo stesso, cioè non mi sembra che Putin sia molto disponibile a negoziare. Dove si possono vedere degli spiragli, Ministro? Ne abbiamo? In ogni caso dobbiamo prima di tutto lasciare sempre un canale aperto con la Russia, perché è l'unico modo, parlare con tutte e due le parti per riuscire ad alimentare pace, diplomazia e dialogo. Secondo punto sono le sanzioni. Noi colpiamo Putin con le sanzioni per rallentare la sua capacità di finanziare questa guerra e quindi convincerlo a venire al tavolo di pace, e poi pieno contatto con paesi che stanno facendo da mediatori e sono nella posizione per essere mediatori, come la Turchia. Noi lavoriamo a stretto contatto con la Turchia, siamo pronti a essere uno dei paesi garanti dell'accordo di pace, in particolare sulla neutralità e la sicurezza dell'Ucraina. Insomma, proprio quando sembra che il negoziato si ritrova, diciamo, subisce un rallentamento, è proprio lì che dobbiamo aumentare i canali di comunicazione con tutte le parti per far accelerare il processo diplomatico. Questa guerra si risolverà solo con una soluzione politica, esiste solo una soluzione diplomatica, e dobbiamo contestualmente continuare a indebolire l'economia di Putin, perché è l'unico modo che abbiamo per evitare di dargli ancora più risorse per finanziare questa guerra. I cittadini italiani, le imprese, le famiglie stanno pagando un alto prezzo per questa guerra, ma non per le sanzioni, per l'invasione russa in Ucraina. Dal porto di Odessa usciva il 70% del mais che arrivava in Italia. È per questo che alcuni beni di prima necessità stanno salendo, ed è per questo che questa guerra deve finire il prima possibile. E a proposito di sanzioni, leggo che al COPASIR ci sarebbe stata la segnalazione di alcune aziende italiane che triangolerebbero, cioè aggirerebbero le sanzioni alla Russia, triangolando con paesi ex sovietici per continuare a fare affari con Mosca. Ne risulta? Guardi, ovviamente le informative che vengono fatte al COPASIR sono sottoposte ad ampia segretezza, ma è chiaro che tutte le aziende che proveranno ad aggirare le sanzioni, poi ovviamente, come sapete, quando vengono scoperte le sanzioni sono doppie, quindi da un punto di vista del metodo per provare ad aggirare le sanzioni io lo sconsiglio totalmente, perché l'Unione Europea è stata molto rigida nell'applicare queste sanzioni
e stanno avendo i loro effetti. Putin perderà il 10% di PIL quest'anno, noi non abbiamo perso così tanto neanche nel primo anno della pandemia. Putin ha un'inflazione al 15% in questo momento, stiamo parlando di numeri non sostenibili per l'economia russa. Questo non mi rallegra, però sappiamo che questo è l'unico strumento pacifico per colpire la volontà di Putin di continuare questa guerra. E dall'altra parte teniamo presente che noi come Italia ci opporremo sempre a un intervento della NATO in questa guerra. Continueremo ad opporci alla no-fly zone, noi non vogliamo scoppi la terza guerra mondiale e continueremo a dire che la NATO non deve essere coinvolta in questo conflitto. Continuiamo a sostenere gli ucraini, questo sì, continuiamo nell'azione diplomatica, continuiamo nel sostegno economico all'Ucraina e anche militare, ma deve essere chiaro che non deve assolutamente degenerare in una guerra mondiale questo conflitto. A proposito di armi, il Papa, il Santo Padre ha parlato prima di noi su questa rete, intervistato da Lorena Bianchetti nel programma Sua Immagine, e tra le altre cose che ha detto io li capisco i governanti che comprano le armi, non li giustifico ma li capisco perché dobbiamo difenderci, perché è lo schema cainista di guerra, di Caino per capirci, se fosse uno schema di pace questo non sarebbe necessario. Cosa ne pensa, Ministro? Beh, io credo che il Santo Padre ci stia spronando a continuare verso la strada del dialogo e della pace, che è quello che fa la diplomazia. Io le parlo in questo momento dall'unità di crisi della Farnesina, qui ogni giorno lavoriamo non solo ad aiutare i corridoi umanitari, a creare le condizioni per il cessate il fuoco locale, ma anche a muovere tutte le iniziative politiche e diplomatiche che servono per arrivare prima a un cessate il fuoco locale, poi a un cessate il fuoco generale e poi alla conferenza di pace. Continueremo a farlo in questo senso perché, come ho detto e sono d'accordo col Papa, non c'è nient'altro che una soluzione diplomatica e di pace ad una guerra. Sono i veri americani, i Native Indians, io sono sempre stata dalla parte loro. Guarda, le vittime delle guerre non sono tutte uguali. Qui mi girano veramente. Guardiamo questo video di Madeleine Albright, segretaria di Stato ai tempi di Clinton. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Quindi, Giorgio, i buoni a volte possono essere costretti a essere cattivi